L'Oscar come attrice protagonista va sicuramente alla crema pasticcera. Ho imparato a farla quando avevo più o meno 17 anni. A dispetto di quello che si crede, è semplicissima da preparare. Nel tempo, sperimentando e assaggiando, ne ho create diverse versioni. Al cioccolato, ovviamente, ma anche al cocco, al limone, all'arancia, infine al caffè. La prepariamo insieme? Per preparare la crema pasticcera al caffè abbiamo bisogno di 5 ingredienti: latte, zucchero, farina, uova e una buona tazza di caffè. Incominciamo preparando la moka. Iniziamo pesando gli ingredienti. Base 2 uova, quindi 2 tuorli, poi 100 g di zucchero, 30 g di farina. Mettete gli albumi in una ciotola e aggiungete 100 g di zucchero. Nel frattempo scaldate sul fuoco 250 ml di latte, al quale aggiungerete 50 ml di caffè appena fatto. Mi raccomando, in pasticceria bisogna essere precisi, quindi una bilancia digitale aiuta. Mescolate i tuorli e lo zucchero utilizzando una forchetta. A questo punto aggiungete 30 g di farina. Mescolate ancora. Il caffè è pronto, pesatene 50 ml. Aggiungete il caffè al latte e ovviamente non serve mescolare. Prima che il latte arrivi in ebollizione, versatelo sul composto di uova, zucchero e farina. Mescolate con la forchetta e poi trasferite di nuovo tutto nella stessa casseruola. Qui avete il primo livello di difficoltà, non creare grumi. La crema deve essere liscia, se ci fossero dei grumi, niente panico, prendete un colino e filtratela prima di rimetterla sul fuoco. A questo punto tornate sul fuoco, fiamma media. Mescolate con una frusta a mano sino a che avrete raggiunto la densità desiderata. Serviranno circa 5 minuti. Pronta. Quando la crema sarà quasi arrivata al punto di densità che desiderate, toglietela dal fuoco e spegnete la fiamma. Raffreddandosi, si rassoderà ancora un po'.
Lasciatela riposare a temperatura ambiente per 10-15 minuti, mescolandola ogni tanto in modo che non si formi la pellicina. Dopodiché, se non la utilizzate subito, conservatela in frigorifero massimo per 3 giorni. Vi sono piaciute le mie ricette di pasticceria? Questo è The Modern Cook. We'll be right back.